Però, mai come in questo momento, gli imprenditori sono scontenti, i grandi e i piccoli, cioè non penso soltanto a Confindustria, con cui Berlusconi non è mai andato particolarmente d'accordo, però è il popolo delle partite IVA, il popolo dei capannoni che è Sì. disamorato di Berlusconi. Guarda, della Confindustria è meglio non parlare perché non conta niente, a parte la Marcegaglia che fa ogni tanto delle dichiarazioni imbarazzanti, perché Confindustria rappresenta pochissimi imprenditori, mentre l'Italia, come sai, si basa sulla piccola e media industria che la Confindustria non l'ha mai neanche vista. Chiaro questo? Allora, Confindustria non ce ne frega niente. Poi, vorrei dirti che non è assolutamente corretto, anzi c'è un filo di razzismo nel trattamento nei confronti di Scilipoti. Scilipoti merita rispetto come tutti gli altri parlamentari e come tutti gli altri cittadini. Bisogna smetterla di avere questo atteggiamento schifiltoso nei suoi confronti. Un minimo di dignità va garantita a tutte le persone, anche a Scilipoti, mentre invece è soggetto continuamente a Secondo prese me in giro. ragione, Questo secondo me è ragione. razzismo. Questo è Secondo me hai razzismo. totalmente ragione. È la media della PDL. Adesso Secondo vorrei me hai finire di completamente ragione. parlare, perché devo intervenire anche su quell'imprenditore che è stato intervistato. Che è lì, il quale ha ragione nel dire che il patto di stabilità è un'idiozia. Noi non siamo stati capaci di abolire le regioni, cioè le province, in quanto andavano abolite perché c'è la presenza delle regioni. Ma se tu vai a analizzare quello che combinano le regioni, le dovresti chiudere, perché a parte la sanità mal gestita da quasi tutte le regioni, tu sai che ci sono ospedali dove la stessa prestazione costa 100, in un altro ospedale costa 1000 e non essendo più centralizzata la sanità viene a costare l'ira di Dio. Questo. Allora, aboliamo le regioni, visto che la Lega non vuole abolire le province e neanche il PD. Invece di questo non si parla mai. Perché ha ragione Ferrero quando Federalismo va a sostiene carte che ci sono 48, molti però. enti collaterali che non servono a niente, tra cui le comunità montane. Ecco, quindi ha ragione l'imprenditore quando dice che il patto di stabilità è un'idiozia, perché i comuni virtuosi non possono neanche spendere quello che potrebbero spendere. Questo è